Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come risolvere questo errore di Fall Guys, l'errore 200-basso-001. Come potete vedere, uno screen che ho preso da Chrome riguardo all'account Epic Games. Quindi bisogna risolverlo attraverso il CMD, il prompt dei comandi, e attraverso la connessione. Ok, come funziona? Allora, quindi oggi proveremo tantissimi metodi finché non sbloccheremo quell'errore, poi attraverseremo, cioè supereremo quel grande ostacolo e possiamo così giocare a Fall Guys. Allora, iniziamo prima ad andare su CMD, prompt dei comandi, esegui come amministratore. In descrizione vi ho lasciato questo comando da aggiungere, quindi inizieremo prima con netinipreset, copia, faccio CTRL V e spero tanto. Ok, reimpostazione di richiesta sequenza completata. Ok, e riavviare il computer per completare questa azione. Ok, lo riavviate e poi mettete un altro comando che sarebbe ipconfig copia CTRL V. Ok, e poi facciamo exit. Questo era il primo metodo e speriamo tanto che si è sbloccato. Ok, provateci, usciamo. Ok. Ora andiamo sulla nostra connessione, impostazioni rete e internet. Andiamo su impostazioni di rete avanzate, più opzioni per la scheda di rete. Eccola qui, questa, la mia proprietà. Andiamo sulla protocollo internet versione TCP/IPv4, proprietà, e fate così. Scrivete 8888, basta che andate su utilizza i seguenti indirizzi server DNS, scrivete 8888844 e fate ok, va bene? E chiudiamo tutto. Poi fate anche un'altra cosa, disabilitate proprio tutta la connessione, disabilitate, disconnettetela e riabilitate. O eseguite anche una diagnosi, ok, per verificare meglio i risultati. Ok, quindi facciamo chiudiamo tutto. Poi come un altro metodo. Poi un'altra cosa che dobbiamo fare, gli ultimi due metodi. Andiamo su impostazioni rete e internet. Rete internet, impostazioni di rete avanzate, ripristino della rete, fate ripristina e riavviate il PC. Poi, come ultimo metodo, andiamo su gestione dispositivi. Andiamo sulla nostra rete, scheda di rete. Eccola qua, proprietà, la nostra scheda di rete. Andiamo sul driver, aggiorna driver, cerca i driver, oppure cerca automaticamente i driver. Cerca i driver aggiornati in Windows Update, verifica disponibilità aggiornamenti. Chiudiamo tutto e vedete se ha funzionato. Ok, con alcuni metodi come questi, io spero tanto che vi sono stato da aiuto. Lo spero tanto. Perché da quando hanno aggiunto questo Fall Guys su Epic Games molti stanno avendo problemi. Quindi io, ragazzi, io vi consiglio di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. E mi raccomando, questi comandi ve li ho lasciati in descrizione, quindi basta aggiungerli al CMD, basta che lo aprite come amministratore. E quindi, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!